Il mondo di Amicis, la piccola vedetta lombarda. 26 sabato. Nel 1859, durante la guerra per la liberazione della Lombardia, pochi giorni dopo la battaglia di Solferino e San Martino, vinta dai francesi e dagli italiani contro gli austriaci, in una bella mattinata del mese di giugno, un piccolo drappello di cavalleggeri di Saluzzo andava di lento passo per un sentiero solitario verso il nemico, esplorando attentamente la campagna. Guidavano il drappello un ufficiale e un sergente e tutti guardavano lontano. Appena visti i cavalleggeri, il ragazzo buttò via il bastone e si levò il berretto. Era un bel ragazzo, dal viso ardito, con gli occhi grandi e celesti, coi capelli biondi e lunghi. Era in maniche di camicia e mostrava il petto nudo. L'ufficiale rimase un po' sopra pensiero, guardando ora l'albero, ora i soldati. Poi, tutto a un tratto, domandò al ragazzo: «Hai una buona vista, tu, Monello?» «Io?» rispose il ragazzo. «Io vedo un passerotto lontano un miglio.» «Saresti buono a salire in cima a quell'albero?» «In cima a quell'albero? Io? In mezzo minuto ci salgo.» «E sapresti dirmi quello che vedi lassù? Se c'è soldati austriaci da quella parte, nuvoli di polvere, fucili che luccicano, cavalli?» «Sicuro che saprei.» «Che cosa vuoi per farmi questo servizio?» «Che cosa voglio?» chiese il ragazzo sorridendo. «Niente, bella cosa. E poi, se fossi per i tedeschi, a nessun patto. Ma per i nostri, io sono lombardo.» «Bene, va su dunque.» «Un momento, che mi levi le scarpe.» Si levò le scarpe, si strinse la cinghia dei calzoni, buttò nell'erba il berretto e abbracciò il tronco del frassino. «Ma vada!» esclamò l'ufficiale, facendo l'atto di trattenerlo, come preso da un timore improvviso. Il ragazzo si voltò a guardarlo, coi suoi begli occhi celesti, in atto interrogativo. «Niente!» disse l'ufficiale. «Va su!» Il ragazzo andò su, come un gatto. «Due uomini a cavallo, sulla strada bianca.» «A che distanza di qui?» «Mezzo miglio.» «Muovono.» «Sono fermi.» «Che altro vedi?» domandò l'ufficiale dopo un momento di silenzio. «Guarda a destra.» Il ragazzo guardò a destra, poi disse: «Vicino al cimitero, tra gli alberi, c'è qualcosa che luccica, sembrano baionette.» «Vedi gente?» «No, saranno nascosti nel grano.» «Che altro vedi a sinistra?» «A sinistra?» «Sì, a sinistra.» Il ragazzo sporse il capo a sinistra. In quel punto un altro fischio più acuto e più basso del primo tagliò l'aria. Il ragazzo si riscosse tutto. «Accidenti!» esclamò. «Erano proprio con me.» La palla gli era passata poco lontano. «Scendi!» gridò l'ufficiale imperioso e irritato. «Scendo subito!» rispose il ragazzo. «Ma l'albero mi ripara, non dubiti. A sinistra vuole sapere?» «A sinistra!» rispose l'ufficiale. «Ascendi!» «A sinistra?» gridò il ragazzo sporgendo il busto da quella parte. «Dove c'è una cappella, mi par di vedere.» Un terzo fischio rabbioso passò in alto e quasi a un punto si vide il ragazzo venire giù, trattenendosi per un tratto al fusto e ai rami, e poi precipitando a capofitto con le braccia aperte. La notizia della morte del ragazzo era già corsa per quei soldati prima che lasciassero gli accampamenti. Il sentiero, fiancheggiato da un rigagnolo, passava a pochi passi di distanza dalla casa. Quando i primi ufficiali del battaglione videro il piccolo cadavere, disteso ai piedi del frassino e coperto dalla bandiera tricolore, lo salutarono con la sciabola e uno di essi si chinò sopra la sponda del rigagnolo, che era tutta fiorita, strappò due fiori e glieli gettò. Allora tutti i bersaglieri, via via che passarono, strapparono dei fiori e li gettarono al morto. In pochi minuti il ragazzo fu coperto di fiori e ufficiali e soldati gli mandavano tutti un saluto passando. Ed egli dormiva là nell'erba, ravvolto nella sua bandiera, col viso bianco e quasi sorridente. Povero ragazzo, come si sentisse quei saluti e fosse contento d'aver dato la vita per la sua Lombardia. Quarto, Genova, 30 aprile 1860. Cari genitori, so che pensate che la mia partenza improvvisa sia stata una pazzia. Avete fatto tanti sacrifici per farmi studiare. So che ho lasciato certezze e affetti, voi, il mio lavoro e Ginetta, per un obiettivo incerto e lontano, ma so che ne valsa la pena e non tornerei sui miei passi. Avevo con me poche cose, una sacca, un po' di pane, acqua e una coperta. Il viaggio è stato lungo, ho fatto molta strada a piedi, di notte camminavo e di giorno cercavo di nascondermi come potevo per dormire. Dopo diversi giorni sono riuscito a varcare il confine tra il Lombardo-Veneto e il Ducato di Parma e poi finalmente i territori sabaudi, il mare, Genova e l'incontro con altri patrioti come me, pronti a seguire Garibaldi. Siamo in tanti, tutti giovani e forti. Ci sono molti bergamaschi, ma ho incontrato anche dei mantovani.
Ci sono preti, studenti, panettieri e farmacisti. Il più giovane ha 16 anni, il più vecchio ne ha 40. Teano, 27 ottobre 1860. Cara madre e caro padre, dopo tanto tempo finalmente oggi riesco a scrivervi queste poche righe per tranquillizzarvi sulla mia sorte. Ho attraversato molti pericoli, ho visto tanti miei compagni feriti gravemente o morire. L'impresa che ci accingevamo a compiere ci è sembrata più volte impossibile, soprattutto appena sbarcati a Marsala, ma ora siamo a Teano. Il nostro comandante Garibaldi ha appena incontrato Vittorio Emanuele II e lo ha salutato re d'Italia. Il nostro obiettivo è stato raggiunto, anche se un po' di rammarico rimane. Avremmo potuto continuare la nostra impresa a raggiungere Roma, ma questioni politiche hanno indotto il nostro comandante a fermarsi. Ora ci propongono di arruolarci nell'esercito regolare piemontese, ma credo che tornerò tra di voi a Mantova. Vorrei continuare gli studi che ho interrotto per partecipare a questa incredibile impresa. Spero di rivedervi presto, Giovanni.